È stato presentato ieri, davanti a un'affollatissima platea al centro zoo di Piazzale Asia, il progetto Resetting. L'incontro, dal titolo Idee per un ordine rinnovato al servizio della professione, ha rappresentato la prima uscita ufficiale del comitato promotore del gruppo, costituito da professionisti e associazioni di categoria che intendono trasformare profondamente la propria struttura ordinistica, in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, che si terranno a fine agosto. Rinnovamento profondo dell'ordine, trasparenza, innovazione, promozione della professione. Sono queste le parole chiave del progetto, come ci spiega Antonio Leonardi, consigliere uscente e capocapo dell'intero gruppo. Il progetto Resetting, che oggi ha il battesimo, è un progetto che vuole rinnovare profondamente il sistema di gestione ordinistico, il modello, l'organizzazione del sistema ordinistico. È un progetto diverso da tutti quelli delle passate esperienze, perché è un progetto che nasce dalla base, nasce da gruppi, associazioni, enti, singoli, e per la prima volta vuole sentire le proposte di chi è, di tutti gli iscritti. La serata è stata moderata da Marcello Parisi, che nell'introduzione ha spiegato come il gruppo Resetting intenda dar voce alle diverse realtà rappresentate dagli oltre 5.000 iscritti all'ordine in tutta la provincia di Catania. Sono seguiti gli interventi di Salva Arrabbito, Ninni La Spina, Carmelo Russo, Lucilla Aiello e di Giuseppe Mammana, che ha ribadito l'esigenza di innovazione dell'ordine. È impensabile, ha detto, che nel 2013 non abbiamo una sala informatica, una biblioteca digitalizzata. È necessario resettare l'intero sistema e attuare strumenti di valorizzazione dei giovani. L'uscita si accomoda,